Ciao crudelini, benvenuti in questo nuovo video haul. Vi faccio vedere un po' di acquisti che ho fatto per questa primavera. I primi sono stata da Promod, da H&M e da Piazza Italia. Vi faccio vedere un po' tutto il mio bottino. Allora, prima di tutto sono stata da Promod e ho trovato questa maglietta. Aspettate che faccio spazio sotto. Ho trovato questa maglietta, è fatta così, praticamente ha questo primo strato che è trasparente, ma all'interno c'è la maglietta bianca, quindi fa effetto strato su strato. Con lo scollo così, mezzo aperto, e a me piace molto. Questo è il davanti e questo è il retro, è tutto decorato sia davanti che dietro. È a maniche corte ed è fatta così. Ecco, le manichine sono trasparenti. L'ho trovata molto carina e molto morbida. Io poi sono un casino con le cose che grattano, pungono, e quindi questa non c'è problema, è molto morbida, come dicevo, e l'ho pagata 24,95 euro. Poi ho preso, sempre da Promod, questi pantaloni estivi, sono di cotone, hanno la cintura e le taschine con le pence. Così davanti e così il retro. E qua le davano già con i risvoltini fatti. Mi raccomando, non esagerate per i risvoltini, altrimenti fate l'orlo. Questi qua c'erano giallini, c'erano bianchi, beige, verde petrolio e salmone. E a me sono piaciuti molto questo che insieme. Ho già fatto l'abbinamento. I pantaloni li ho pagati 25,95 euro. Poi ho preso da Piazza Italia questa canottiera che è tutta in pizzo. È pizzo, ma è foderato, un po' stropicciata, vabbè. Così, vediamo se riesco a spostarmi con la sedia. Così. E ha il retro ha questo scollo fatto così. Molto carina, è di cotone, non gratta. Il motivo del pizzo è questo. Ed è davvero davvero molto carina. Questa l'ho pagata solo 12,95 euro. Altra maglietta presa da H&M invece, sempre canottiera, è questa. Ha questo effetto raso davanti con i tre bottoncini dorati. Mentre dietro, ecco, il raso arriva sulle spalle e poi questo è un effetto, sembra un po' cotonino, simil viscosa, ma comunque è molto morbida, molto fresca. Mi piace un sacco anche questa e ha i bottoncini fatti così sul davanti. Ultimamente sto prendendo la L da H&M ed è un casino, nel senso che mi è diventata grande, quindi ci sto dentro un po' tre volte, però vabbè, per l'estate va bene perché è fresca. Questa qua mi sembra che l'ho pagata 10 euro, non vorrei sbagliarmi, ma erano 10 euro, purtroppo non ho più. Ah no, ecco, 14,99, bugia, 14,99. Poi ho preso sempre da H&M il set di calzine, queste qua che arrivano a mezza
mezz'altezza, perché hanno anche quelle tipo fantasmini, ma sono corti e quindi mi finiscono sotto i piedi e li odio. Invece questi qua no. E c'è apua, neri, grigi, bianchi e a righe bianche e nere. Molto molto basic. E queste qua le ho pagate 7,99 euro. Altra cosa che ho preso da Promod, ma non mi ricordo il prezzo perché ho già fatto l'orlo e insomma siamo sempre intorno ai 25 euro. Di solito i pantaloni presi da Promod costano così. Sono i pantaloni che ho addosso. Sono questi qua con il mio famosissimo step, vabbè. Sono stretti in fondo e li trovo molto 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 carini. Questo disegnetto, queste cuciture, e li ho presi sia così sia color salmone. Ultimamente io i pantaloni li prendo sempre da Promod, mi trovo bene con questa marca, e soprattutto ci sto. Compro a 48, non è che prendo chissà quale taglia. Viva le curve! Le curve e le curve. Altra roba presa da H&M sono le cinture. Allora, costano 5 euro l'una e ho preso questa qua, bianca, normalissima, similpelle. Non mi piacciono tanto alte e soprattutto con la fibbia gigante. Questa qua è abbastanza piccola. L'ho presa sia bianca che nera. La nera l'ho già usata, quindi vabbè, sia bianca che nera. Poi ho preso sempre da H&M queste altre cinture che sono intrecciate. Hanno questo intreccio, sempre con la fibbia piccolina, e l'ho presa nera e beige bianca. Ho acquistato da Scarpe Scarpe queste scarpine primaverili. Hanno rifatto le scarpine a quelli di Uro e quindi le ho volute provare. La prima volta che prendo qualcosa di Uro, sinceramente, le ho già messe e sono all'interno praticamente piene 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 di strass. La punta è argento, dietro è glitterato con questo motivo a leopardato, e poi c'è anche la chicca, cioè sulla stringa c'è la margheritina classica del marchio. Poi da Pittarello comprato, mi sono portata avanti, ma erano troppo belli, questi sandali. Sono medio bassi, c'è scritto Made in Italy. Allora, le scarpe le ho pagate circa 38 euro, mi sembra di ricordarmi. Invece queste qua da Pittarello le ho pagate 43. C'è scritto Made in Italy, sarà vero, non lo so. Sono molto comode. E hanno tutta questa lavorazione che a me piacciono molto. Questo è tutto, spero che i miei acquisti primaverili vi siano piaciuti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri video di tutto e di più. E al prossimo video, ciao!